Ciao, sono Claudia e sono una wedding coordinator. Da sempre sono convinta che ogni ragazza sia la migliore wedding planner per se stessa. Nessuno meglio di te sa trovare il giusto stile e le giuste idee per il proprio matrimonio. Ma l'organizzazione del matrimonio è una giungla fatta di confetti e fiocchetti. Per questo è nato coloratodipink.com, il blog dedicato a te che stai organizzando tutto da sola. E in questo podcast troverai consigli e dritte inedite da chi in questo mondo ci lavora da più di 10 anni. Buon ascolto! Questo podcast è sponsorizzato da La Bibbia del Wedding. Tutto quello che devi sapere per organizzare il tuo matrimonio. Acquistalo su www.labibbiadelwedding.com. Buongiorno e benvenute, ultima puntata di questa super terza stagione del podcast. Ragazze, com'è andata? Vi è piaciuta? Siete pronte per la quarta? Sì, perché visto il grande successo che ha riscosso e vista la crescita degli ascolti, ho le statistiche tutte le settimane e vedo che i podcast stanno piacendo e stanno crescendo, vi anticipo che ci sarà una quarta stagione che comincerà come sempre a ottobre. Prima lo sapete, sono in piena stagione, i mesi estivi per me che faccio la coordinatrice di matrimoni sono il periodo clou dell'anno. Stare dietro a tutto è praticamente impossibile perché Colorato di Pink è ancora una piccolissima realtà e quindi rimanderemo l'uscita dei nuovi podcast a ottobre. Ho deciso di chiudere la stagione con l'ultima puntata in una maniera decisamente particolare. La puntata precedente in cui ho chiesto a tutte le ascoltatrici di mandarmi il loro messaggio vocale con il racconto di cosa hanno fatto la sera prima del matrimonio, i giorni prima, come sono andati, è stato un successo. Su consiglio di alcune ascoltatrici ho deciso di replicarlo con il racconto degli uomini, ma devo dire che l'adesione è stata un po' più bassa. Gli uomini sono un po' meno predisposti a parlare del matrimonio, sono un po' più timidi, fanno tanto i gradassi, ma a conti fatti mettersi davanti a un microfono e raccontare come hanno vissuto comunque un periodo per loro importante, ma che hanno vissuto sicuramente più intimamente, è complicato e lo capisco. Poi non tutti hanno il marito speaker come il mio, che messo davanti a un microfono riuscirebbe a parlare del nulla cosmico anche per 10 minuti di fila. Però quella è un'arte, è il suo lavoro e per fortuna lo fa veramente molto bene. Quindi, puntata conclusiva, un po' più breve, perché non sono riuscita a raggiungere la quantità di sposi che io desideravo, non tenendo conto di questa loro ritrosia. Quelli che me l'hanno mandato, secondo me, sono stati un pochino torchiati dalle proprie mogli. Però ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo della partecipazione, per me è un enorme attestato di stima. Non è detto che lo rifaremo con la nuova stagione, con i racconti degli sposi del 2022, magari allertandoli con il giusto anticipo così da prepararli a quello che succederà. Agli sposi questa volta ho chiesto come hanno vissuto i preparativi del matrimonio, come hanno vissuto il momento in cui la loro futura moglie è arrivata, cosa hanno provato quando l'hanno vista. E secondo me è stupendo ascoltare le loro voci e anche molto emozionante. Quindi non mi dilungo ulteriormente con l'anteprima e lascio la parola allo sposo per eccellenza, al dottor Giosetti, che tutte voi conoscete in realtà poi come mio marito, che racconta il nostro matrimonio dal suo punto di vista. Io lo conosco perché su questo l'ho un po' torchiato, qualche volta ne abbiamo già parlato nelle stories, nei vari podcast, l'ho già sfruttato più volte, ma ascoltarlo sono sicura che renderà molto bene l'idea anche a voi. Ciao, sono Luca Giosetti e non sposo una wedding planner da 3 anni, ma il mio consiglio spassionato è: sposate una wedding planner o wedding coordinator, che avrà comunque una coordinatrice che farà le sue veci il giorno del matrimonio, perché potrete stare belli, sereni, comodi e lasciarle tutta l'organizzazione, soprattutto se il giallo, il viola, il rosa non vi interessa magari in modo super particolare come colore predominante il giorno della cerimonia e il giorno della festa. Quindi io posso dire che ho vissuto
l'anno e mezzo scarso di preparazione del nostro matrimonio nel modo più sereno e meraviglioso possibile, perché Claudio veniva da me e al massimo mi dava due alternative. Mi diceva: guarda, io avrei scelto A o B, tu preferisci A o preferisci B? E io gli dicevo: sì, A, ma va bene anche B, non c'è nessun problema. La mia unica occupazione è stata quella di scegliere e organizzare la musica, un po' perché lavoro nell'ambito musicale. E quindi su quello ho avuto completa carta bianca, ma per il resto non è che l'ho vissuta come un'imposizione. Quindi, se potete, sposate una wedding planner. Se no, comunque Claudia è sempre disponibile per voi, non per sposarla, ma semplicemente per lavorare per voi. Non c'è niente da fare, lui è sempre un burlone e a me piace così alla fine. Certo, mi sarebbe piaciuto sentire cosa ha pensato quando mi ha visto arrivare, a parte che io ho fatto la navata, poi è una cerimonia simbolica, quindi in teoria si chiamerebbe corsia, ma parlando di navata tutte sappiamo a che cosa ci stiamo riferendo. Ho fatto 15 metri in 15 secondi perché c'erano praticamente il mio ingresso è stato nei 15 secondi delle stories di Instagram. Ma vabbè, questi sono aneddoti molto simpatici che ricorderò da qui all'eternità. E adesso è tempo di Alberto, è il marito di Barbara. Loro si sono sposati a ottobre dell'anno scorso e Barbara è già stata nostra ospite durante il podcast numero 13 di questa terza stagione, quindi se te lo sei persa, vai ad ascoltarlo perché ha fatto un'analisi estremamente importante sulle aspettative che ogni sposa ha e quello che poi effettivamente accade. Ma ora godiamoci il racconto dei preparativi da parte di Alberto. Allora, la preparazione del nostro matrimonio io l'ho vissuta in maniera abbastanza serena. È ovvio che partendo senza una data che abbiamo deciso poi in seguito, dopo aver deciso la location, eravamo abbastanza tranquilli, volevamo fare le cose con calma. Il Covid poi ha prolungato ancora di più, questa, diciamo, disponibilità di tempo, anche se poi, su alcuni fornitori che si sono mossi proprio all'ultimo, ultimo, diciamo che quello che avevamo pianificato non era andato esattamente a buon fine, lato tranquillità mentale, però tutto sommato siamo stati, cioè io personalmente sono stato abbastanza tranquillo. La tranquillità derivava dal fatto che reputavo i professionisti a cui ci siamo affidati dei buoni professionisti, e anche quando sorgeva qualche problema, piccolo o grosso che fosse, si riusciva sempre a trovare una soluzione. E poi ovviamente, vabbè, in prossimità della data c'era una tensione anche dovuta al momento, ma non era collegata strettamente all'organizzazione del matrimonio. A seguire ecco la testimonianza di Andrea, il marito di Nicole. Loro sono una coppia di miei clienti, si sono sposati in due tempi, quindi hanno fatto una prima cerimonia il 17 di aprile, che eravamo in piena pandemia, in zona arancione, e poi hanno fatto la festa a ottobre, quindi 6 mesi dopo, con tutto il relax possibile e immaginabile. Hanno fatto secondo me la cosa migliore. Nicole è stata ospite all'interno del podcast per raccontare questo modo particolare di vivere preparativi e lo ha fatto nella puntata numero 18. Quindi anche in questo caso ti consiglio di andare ad ascoltarla se te la fossi persa, se questa fosse una delle prime, vai a sentire che cosa racconta lei e come vive il matrimonio dal suo punto di vista. Per inciso, la Giorgia che viene nominata in tutti i podcast e anche all'interno di questo audio è la mia Giorgia, cioè è una Giorgia che condividiamo tutti insieme, perché Giorgia è la mia fedele collaboratrice, ormai praticamente socia, con cui gestiamo tutti i matrimoni quest'anno e che mi aiuta anche operativamente con Colorato di Pink, è stata la testimone di Nicole. Questo è un piccolo aneddoto simpatico. I preparativi del matrimonio li ho vissuti con felicità, anche se con un po' di angoscia, per riuscire a fare tutto per tempo e nel migliore dei modi. Ho cercato di dare il mio contributo per trovare il necessario, sia online che in giro per Milano, e ho partecipato all'assemblaggio di alcune idee e piccoli regali che abbiamo offerto agli invitati il giorno del ricevimento. Per esempio, delle piccole wedding box, delle mini bottiglie
di limoncello che abbiamo fatto trovare a ogni invitato al tavolo il giorno del ricevimento. In questo periodo, in questi preparativi, è stato fondamentale il contributo di Giorgia, la testimone di Nicole, che ci ha sempre aiutato e supportato in tutti questi piccoli lavori di assemblaggio. Se devo essere sincero, comunque la maggior parte delle scelte sui preparativi della coppia l'ha fatta Nicole. Per questo io non la ringrazierò mai abbastanza, perché soprattutto quindi per merito suo abbiamo avuto un matrimonio fantastico, sia la cerimonia che il ricevimento. Io ho cercato comunque di dare i miei consigli e ho cercato di dare il mio massimo supporto in ogni scelta. Uno dei momenti più critici di tutti i preparativi è stata la prova dell'abito 3 settimane prima della cerimonia, perché essendo passato un anno dalla data originaria del matrimonio, a causa del Covid, a causa del lockdown, il mio abito non mi andava più. La sartoria, la sposaia di Lissone, ha fatto un grande lavoro per rendere l'abito di nuovo perfetto. In una settimana hanno messo a posto tutti i difetti che c'erano. Il giorno del matrimonio ero completamente in trance. Da un lato sembrava scorrere tutto a rallentatore, mentre allo stesso tempo, tra la preparazione e tutta la vestizione a casa di mia mamma, alla fine il tempo è volato. Per l'ansia di arrivare in ritardo, sono stati tutti bravissimi e sono arrivato in chiesa con mezz'ora di anticipo rispetto al previsto. E infine, quando ho visto Nicole, mi sono sciolto, è sparita tutta la tensione ed è rimasta solo la gioia e la felicità. Era bellissima e raggiante ed è stato il giorno più bello della mia vita. Il racconto che sta seguendo è un racconto di Antonio, marito di Alessandra, coppia di Salerno, anche loro miei clienti. Si sono sposati a settembre, loro fortunati perché hanno scelto la data giusta e al di fuori dalle limitazioni previste, per quello che è stata la pandemia. Antonio era veramente molto emozionato, io posso confermare ogni singola parola che lui ha raccontato. Quindi è molto bello ascoltare quello che ha da raccontare sul giorno del suo matrimonio. Ciao Claudia, allora, i giorni che precedevano il matrimonio e proprio il giorno in sé per sé del matrimonio sono stati dei giorni molto emozionanti, pieni di sorprese ed è stato veramente tutto stupendo. Allora, partendo dal giorno prima, diciamo che qualche colpo di scena che non ci aspettavamo è capitato, tipo mentre andavamo al locale, il sacerdote che ci chiama che aveva la febbre e che non poteva venire a celebrare, quindi precipita a chiamare alla parrocchia per trovare un altro sacerdote, è stato il primo intoppo. E però emozionante pure il fatto di quando ho fatto la serenata sotto casa ad Alessandra. Lei che è scesa, cioè è stato bellissimo, stupendo, un'emozione bellissima. Poi pure il giorno del matrimonio, appena sveglio, l'attesa, la trepidazione di aspettarla in chiesa, cioè è stato un mix di emozioni veramente troppo bello, soprattutto quando l'ho aspettata, cioè ho iniziato a piangere, cioè non mi sono trattenuto dall'emozione. Poi quando l'ho vista arrivare, cioè lì è stato secondo me uno dei momenti più toccanti e belli in cui mi sono emozionato. Cioè non ho trattenuto nemmeno, non sono riuscito a trattenere nemmeno le lacrime. E poi, vabbè, ci sono stati altri momenti, tipo quando c'è stato lo scambio delle promesse, lo scambio degli anelli, pure è stato bello, pure comunque abbiamo condiviso le foto, sono state stupende. E poi al locale è stato molto emozionante pure quando abbiamo fatto il primo ballo, cioè il primo ballo da marito e moglie, che è stato qualcosa di veramente di meraviglioso e stupendo. Però ti ripeto, diciamo che forse dal punto di vista dello sposo, forse rispetto alla sposa, comunque è stato più tranquillo. Quello che ti posso dire è che il matrimonio è una cosa bellissima, stupenda, che
io rifarei altre 100 volte, però sempre con Alessandra, che quello che ho provato quel giorno e nei giorni precedenti non lo proverò mai con nessuno, però è stata un'emozione veramente unica. E concludiamo questa puntata dedicata agli sposi, sempre troppo poco coinvolti, sempre troppo poco inclusi all'interno dei preparativi o quantomeno meno presenti rispetto alle spose, con Massimiliano, che è il marito di Paola. Paola è una delle tante ragazze molto attive all'interno del mio gruppo Facebook, il Ghetto del Taftà, in cui ti invito ad entrare. È anche parte del team di Colorato di Pink, lo è entrata da poco perché lei fa la grafica, quindi avevo bisogno di una mano e lei è la persona giusta, lei realizza i magazine ad esempio, quindi se hai in mano il mio magazine sai esattamente di cosa sto parlando e puoi vedere quanto è brava. Massimiliano non ha il dono della sintesi, ha tante ottime qualità, è una persona adorabile, ma non ha il dono della sintesi. Anche Paola si era già prestata a una puntata insieme a me per raccontare del suo matrimonio, avvenuto in due tempi anche il suo. Sono tutte spose che anzi sono purtroppo state travolte dall'ondata Covid e l'hanno gestita nella maniera migliore. Quindi vai ad ascoltare anche la puntata con lei perché la carica e l'energia che lei ci ha messo nei preparativi e ha organizzato tutto da sola. Quindi non è una mia cliente diretta, è una persona che io ho aiutato, che ho sentito, in cui sono stata coinvolta, ho partecipato anche al suo matrimonio, ma da invitata. E dopo aver partecipato al suo, ho deciso che almeno una volta all'anno voglio partecipare a un matrimonio da invitata, perché è un ottimo modo per vedere che cosa accade intorno a te da un punto di vista molto diverso che non è quello dell'organizzatore. Ciao a tutte e a tutti, sono Massimiliano, marito di Paola, sposi maggio 2021. Vi voglio rubare solamente 5 minuti perché vi voglio raccontare come ho vissuto io il matrimonio, le mie emozioni, le mie paure, i miei pianti e tutto quello che poi c'è stato. Allora, io vi parto subito comunque sia dalla notte prima. La notte prima è stata un po' comica. Abbiamo fatto il pomeriggio del giorno prima, ero insieme alla Paola. Eravamo a casa a sistemare le ultime cose e quindi appunto eravamo insieme. E lì non nascondo che avevo già un'emozione proprio di quelle potenti, consapevole che poi dal tardo pomeriggio ci saremmo separati. Io a una certa andavo col mio testimone a mettere in giro per il paese un po' di volantini, un po' di festoni, e la Paola sarebbe andata a dormire nella tenuta dove avremmo fatto poi la cena del matrimonio. Mi ricordo ancora che comunque sia io la guardavo e dentro di me avevo delle emozioni dentro che indescrivibili, perché la guardavo e pensavo, cavolo, domani lei sarà già mia moglie. E questo in me trasmetteva una forte emozione. Alla sera, al pomeriggio, verso le 18 o anche le 19, ci siamo salutati. Io gli ho detto ciao. E ci vediamo domani in altare. C'è una sensazione bruttissima. L'idea che comunque sia, io la salutavo da fidanzati e poi l'avrei rivista il giorno dopo in chiesa. Tosta. Adesso se ci penso un pochettino un po' mi commuovo l'idea. Una volta che abbiamo messo i volantini in giro per il paese, onestamente gli faccio il mio testimone. Senti, andiamo dai miei suoceri. Andiamo a salutarli, che volevo vederli, senza che loro sapevano niente. Andiamo lì verso le 20, 20 e 30, mi ricordo. Appunto, non mi aspettavano loro. Tempo un'ora, un'ora e mezza, eravamo tutti quanti a tavola, io, il mio testimone e i suoceri a cenare. Ma giustamente mi fa la suocera. Ma la Paola, dov'è la Paola? Io con la Paola, mentre un pochettino ci messaggiavo. E quindi gli faccio, ma guarda, tu sei ancora a casa? E lei mi fa la suocera, ma ascolta, fa chiamala, di venire a cena anche lei adesso. Inizica, io l'ho chiamata Paola, gli faccio, Paola, guarda che
Io sono qui dei tuoi, mi fa come dei miei? Faccio sì, sono un po' dei tuoi che sto cenando. Gli faccio guarda che se vuoi venire qui ti stiamo aspettando. E lei, presa un po' dall'agitazione, va bene, fa, io sto, e mi fa, io stavo quasi per uscire di casa e quindi gli faccio dai, allora ci aspettiamo. L'ho rivista, anche in quel caso lì. E anche lì ammetto che avevo, mi sentivo strano, nel senso che capivo che il giorno dopo sarebbe stata mia moglie. Vabbè, niente, allora comincia la cena, ceniamo tutti insieme, giustamente verso le 23 circa. Niente, ci salutiamo, ma questa volta il saluto è quello definitivo. Quindi ci siamo salutati, io mi sono commosso. Che la guardavo negli occhi e mi commuovevo. Oh cavolo, mi sto commuovendo pure ora. Io ricordo ancora che tornando a casa avevo c'era un cielo stellato, ma un cielo bellissimo. E io dentro di me avevo una forte emozione, avevo proprio non so più come descrivere. E fatto sta che comunque sia, torno a casa. Mi metto a dormire. La cosa buffa è che ho fatto una gaffa, nel senso che non l'ho salutata. No, io ho mandato la buonanotte, cioè lei poverina pensava che io ero ancora sveglio, invece io in realtà ero già crollato nel mondo dei sogni senza che io ho scritto la buonanotte. Poverina, ci è rimasta malissimo. Infatti mi fa, ma cavolo, mi potevi dire che ti stavi per addormentare? Questo non me lo potrà mai perdonare. No, scherzo. A mattino mi sono alzato e mi ricordo ancora che avevo dentro di me una fortissima emozione. Ero proprio contentissimo, mi sentivo emozionato, mi sentivo proprio forte, 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 forte. Quindi mi alzo, vado a fare una bella colazione, mentre vado dal parrucchiere, tutto tranquillo, sereno, proprio sereno, serenissimo. Il problema è che le ore passavano, il matrimonio era pomeriggio, io verso le 10 circa torno a casa, quindi consapevole che la prossima volta che sarei uscito, uscivo già tutto quanto vestito da matrimonio. È arrivata a mezzogiorno, è arrivata la mamma con la mia sorella e il mio testimone, e già lì sentivo che l'emozione già stava salendo, perché proprio capivo che il momento si avvicinava. Verso le 13 sono arrivati i fotografi e lì boh, ho realizzato al 100% che mi stavo per sposare. È una certa, si è fatta l'ora di andare in chiesa, premessa. Quando meno me lo aspettavo mi venivano degli attacchi di pianto improvvisi. Sarà stata l'emozione, sarà, non lo so, però mi venivano questi attacchi improvvisi di pianto. Prende, si parte, si va in chiesa. Il tragitto da casa alla chiesa è stato breve, ma in quel momento lì dentro di me c'era uno tsunami. Quando man mano mi avvicinavo alla chiesa, mi fa il mio testimone, mi fa, siamo quasi arrivati, cosa faccio? Se giro a sinistra andiamo al mare, se tiro dritto andiamo in chiesa. Io l'ho guardato. E faccio andiamo dritti. Quindi ci avviciniamo verso la chiesa e lì, cavoli, lì che emozione a vedere tutti gli invitati che erano lì per noi. È stata una cosa proprio un pugno allo stomaco e giù a piangere. All'improvviso piangevo, mi mettevo a piangere così all'improvviso. Che stupido. Però beh, erano lacrime di gioia, di felicità. E mentre io entro in chiesa, anche lì, sorrisoni, con i lacrimoni, tutto insieme. A un certo punto, niente, arriva lei, arriva la Paola, bellissima, come sempre. Cavoli, ragazzi, è stata una cosa. Boh, credetemi, faccio anch'io adesso fatica a trovare parole, perché davvero è stata un'emozione quando l'ho vista arrivare. Avevo il cuore a mille, sudavo come come se avessi corso chissà per quanti chilometri, però
Difatti c'è il mio testimone con fazzoletto bianco pronto ad asciugare il mio sudore dalla fronte, poverino. E niente, la Paola è arrivata, si è messa vicino a me, ci siamo stretti forte la mano, forte, forte, forte. È arrivato il momento del famoso sì, lo voglio. E lì ho detto, quando il mio turno è arrivato, ho detto, boh, è andata, mi sto sposando. E niente, ci siamo poi sposati, è stato bellissimo, la cerimonia è bellissima, mia moglie è bellissima, uscita dalla chiesa anche lì è stata un'emozione grandissima, perché sono entrato da fidanzato, sono uscito sposato. Che bello, che bello. Io comunque vi ringrazio per avermi ascoltato. Ripeto, non sono stato capace in questi pochi minuti a esprimere tutto quello che c'è stato bene. Però forse spero di aver reso l'idea. Ciao, ciao a tutti. Bene, siamo ufficialmente alla fine. Io mi butto a pesce all'interno della nuova stagione di Colorato di Pink del 2022. Ci sono tantissimi matrimoni che richiedono davvero tutta la mia disponibilità. Io ti prometto che torno a ottobre con la quarta stagione del podcast più longevo dedicato ai matrimoni. Preparati a qualche nuova sorpresa perché ho già deciso di apportare delle piccole modifiche, ma non ti preoccupare, questa puntata termina come sempre con ormai un iconico, tradizionale e assolutamente classico baci! Ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Colorato di Pink, il podcast. Lasciami un commento e fammi sapere se ti è piaciuta e per non perdere nessun aggiornamento iscriviti al canale. In attesa della prossima puntata restiamo in contatto. Mi trovi su Facebook e su Instagram sempre come Colorato di Pink. A presto!